Bene, buongiorno a tutti, Buongiorno. grazie di esservi collegati, adesso scusate che ho anche la regia che mi scrive qua. Ok, bene, direi grazie di essere intervenuti, sicuramente direi che la premessa va alla situazione che stiamo vivendo relativamente a questo virus che ha attaccato in modo pesantissimo l'Italia e anche tutto il resto del mondo. L'Italia è, dai dati di ieri, la seconda nazione più colpita dopo la Cina, che sicuramente insomma, è un colpo molto importante perché se pensate al numero, alla popolazione che abbiamo in Italia rispetto alla popolazione cinese, il numero dei casi che abbiamo ha veramente dei numeri completamente fuori giro. Situazione molto complicata, auspichiamo che insomma, si possa risolvere e che questo virus possa, con le norme che sono state fatte, essere contenuto. Devo dire che l'Italia comunque si è adoperata per bene, nel senso che siamo stati fortemente criticati dai nostri partner, non so se definirli partner europei, che ci hanno un po' deriso per la situazione che stava avvenendo in Italia, ma che oggi invece si sta verificando anche da loro. E quindi assolutamente quello che abbiamo fatto era anche giusto e se loro si fossero mossi con largo anticipo avrebbero anticipato i tempi. Quello che si è verificato, diciamo, in queste settimane c'è stato sicuramente un crollo importantissimo nel settore del turismo prima e poi della ristorazione successivamente e alcuni settori sono stati diciamo, impattati, come appunto dicevo, il turismo in modo gigantesco, in modo importante, con conseguenze che secondo me saranno molto lunghe, non finiranno qua, le disdette nei centri turistici si allungheranno fino a dopo l'estate, non sappiamo neanche fino a quando, anche perché se l'emergenza è arrivata da noi fino ad oggi e intaccherà i paesi stranieri nei prossimi mesi, probabilmente l'onda sarà così lunga che credo probabilmente si potrà vedere la luce di questa cosa, probabilmente forse dopo l'estate, ci auguriamo che questo possa avvenire prima. A livello italiano parlavo poco fa con voi sapete che noi come 101 Caffè partecipiamo a tre associazioni di categoria, quindi che fanno capo Confesercenti, Confcommercio e Confimprese, quindi diciamo tutti i giorni siamo in collegamento con specialmente con Federfranchising, che è Confesercenti, che di fatto è un'istituzione delegata a rapportarsi con le istituzioni, quindi con il governo. E quindi facciamo E abbiamo fatto forti pressioni affinché la situazione sostanzialmente su due grandi direttrici che sono quelle di sostenere le imprese e quindi di mettere risorse e liquidità alle imprese, perché in questo momento crediamo sia una parte importante che il governo debba fare, a prescindere dagli sforamenti di debito pubblico, dalle regole che ci si è andati in Europa, ma crediamo che sia una parte fondamentale e quindi sta facendo pressioni e poi si sta facendo quelle operazioni che si chiamano di lobby, dove stiamo cercando di portare avanti iniziative che sono rivolte a tutela anche dei nostri affiliati. Vi faccio un esempio: il governo tratta, diciamo, per sua natura gli affiliati, diciamo, la grandezza delle aziende in modo diverso. Quindi, se pensate al discorso della cassa integrazione, la cassa integrazione era prevista, però poi la cassa integrazione non era prevista per aziende che avevano dipendenti, diciamo, inferiori alle 5 unità, però sappiamo che il tessuto degli esercenti che abbiamo in Italia, anche dei nostri affiliati, sono al di sotto di queste dimensioni, a parte qualche caso, e quindi questo voleva dire di fatto non, come dire, non raccogliere le esigenze di attività che sono in difficoltà, che sono delle volte, come nei nostri casi, in autoimpiego, e quindi sono state fatte forti pressioni al governo affinché mettessero nel decreto andassero ad includere anche queste categorie. Adesso ancora oggi non sappiamo quali sono, non c'è ancora il testo del decreto definitivo, nel senso che continuiamo a leggere bozze che sono via via in variazione, ci rendiamo conto che sia sicuramente anche per il governo una situazione molto, molto importante, molto pesante, difficile da gestire, ma sicuramente quello che abbiamo fatto proprio nello spirito della difesa della categoria, ma anche nello spirito del franchising, quindi quella di fare lobby, di difendere gli
gli interessi dei nostri affiliati. Un altro lavoro che abbiamo fatto in questi giorni è stato quello appunto di difendere gli interessi di alcuni affiliati che sono all'interno dei centri commerciali. Non so se voi come me avete avuto modo di leggere le bozze. Nelle bozze del Ministero si parla di un credito d'imposta legato agli affitti, quindi vuol dire che se ho un'attività in affitto posso portare il 60% del costo dell'affitto che ho sostenuto in credito d'imposta, quindi compensarlo con le tasse che avrò successivamente, che è un aiuto, ma il governo non ha preso in considerazione gli affitti che ci sono all'interno dei centri commerciali. Noi abbiamo molti affiliati che sono all'interno dei centri commerciali, ma i centri commerciali normalmente non hanno mai un contratto di affitto, ma hanno un contratto di cessione di ramo d'azienda. Questo vuol dire che nella bozza attuale del decreto tutti questi affitti sono esclusi, cioè nella cessione di ramo d'azienda non è prevista nessun contributo e quindi c'è una parte di affiliati che sarebbero esclusi da questo sostegno governativo. Quindi abbiamo fatto presente al governo, alla presidenza del Consiglio, che in realtà questa è una fetta molto importante a livello italiano che va considerata, e quindi stiamo, diciamo, spingendo proprio nell'interesse dei nostri affiliati. Direi qualche considerazione ancora, perdonatemi questa lungaggine su questa apertura, ma sicuramente il momento è veramente molto importante. E in queste giornate abbiamo lavorato molto per la rete, quindi diciamo quello che abbiamo visto è che nel nostro settore noi siamo esclusi dalle chiusure, quindi il governo ha dato la possibilità ai generi alimentari come altre categorie di rimanere aperti, e quindi ci siamo attivati passando le informazioni agli affiliati dicendo: guarda che puoi rimanere aperto perché il tuo codice Ateco è questo, perché il decreto dell'allegato 1 al decreto che ci è stato pubblicato nei giorni scorsi prevede la tua apertura. Quindi abbiamo fatto informazione, quindi abbiamo comunicato alla rete, non solo fatto informazione alla rete ma ai commercialisti, ai nostri affiliati. In alcuni casi siamo intervenuti direttamente con le polizie locali che andavano nei negozi e dicevano: guarda che tu devi chiudere, non puoi rimanere aperti. Quindi siamo intervenuti cercando di difendere le posizioni dei nostri affiliati, di dargli maggiori informazioni possibili affinché potessero lavorare. Vi dico, nella sera in cui è uscito il decreto del governo sono arrivate molte telefonate di affiliati che dicevano: il mio commercialista mi ha detto di chiudere. Chiaramente la chiusura di un'attività si porta dietro le conseguenze, siamo riusciti a dare una mano. Poi noi, diciamo, come settore, il caffè è un settore che non conosce crisi, nel senso che comunque viene consumato nel tempo anche in situazioni come questa, quindi noi abbiamo continuato a lavorare e i clienti hanno continuato a consumare, a differenza magari di altri settori come può essere l'abbigliamento o altri settori, diciamo, meno importanti, che in questo momento hanno subito una contrazione molto importante. Quindi agli affiliati che hanno deciso di rimanere aperto, questo a secondo anche dei territori, abbiamo lavorato per spingere la parte di informazioni verso i consumatori. Vuol dire, abbiamo attivato delle campagne banner dove abbiamo geolocalizzate, quindi intorno ai punti vendita, cercando di informare la clientela che il negozio era aperto, che addirittura alcuni affiliati facevano delle consegne a domicilio. Questo, devo dire, ha generato degli ottimi risultati. Degli affiliati che sono rimasti, definitemi, passatemi il termine, in prima linea, hanno sviluppato dei buoni fatturati e fino, a ieri, abbiamo avuto una rete che comunque ha tenuto su basi generali. Abbiamo avuto anche altre situazioni critiche. Avevamo un affiliato nella prima zona rossa che c'è stata in Italia, dove non poteva uscire di casa, quindi fondamentalmente questo nostro affiliato ha un negozio nelle vicinanze, non poteva uscire di casa, e quindi avendo bloccato i viaggi dei retail manager sul territorio abbiamo deciso di andare a aprire noi il punto vendita per conto dell'affiliato, e quindi gli abbiamo garantito continuità lavorativa, quindi cercando di intervenire. Queste azioni non sono poi, vi ho parlato dell'oggi, di questo virus che abbiamo in corso, ma anche in passato, quando ad esempio ci sono stati terremoti nelle zone dell'Aquila, siamo intervenuti bloccando i pagamenti. Quindi la logica è proprio una logica collaborativa, di squadra, di fare un lavoro insieme, e quindi siamo intervenuti in altre occasioni e continuiamo a farlo. Questa mattina stesso abbiamo accelerato molto forte le attività di consegna dalla casa madre, proprio perché
perché noi come 101 Caffè riconosciamo la marginalità al punto vendita, quindi vuol dire che se noi andiamo a vendere a un cliente nel territorio di un negozio, il cliente è come se avesse messo lo scontrino, quindi in questa fase ci siamo attivati per potenziare l'e-commerce intorno ai punti vendita proprio per garantirgli di fatto del fatturato. Questo è un po' diciamo la situazione attuale. Veniamo un po' ai modelli, insomma, siete qua per capire il franchising come opportunità di lavoro, vediamo un po' i modelli che abbiamo attualmente in essere. Non so se Roberta, se vuoi raccontare tu i modelli. Sì, intanto mi presento, sono Roberta Bolchini, sono la responsabile della comunicazione per 101 Caffè. Quindi insomma oggi tocca a me collaborare con il signor Gonnella per così insomma raccontarvi un po' che cosa facciamo nella nostra quotidianità e perché approfittiamo anche di queste occasioni per promuovere insomma quello che è l'attività in franchising con 101 Caffè. I modelli di franchising attualmente sono 4, cioè è sempre 101 Caffè, sempre settore caffè in tutte le sue forme, ma abbiamo una formula che prevede un negozio cosiddetto classico, ossia negozio retail dove vengono venduti i prodotti. Abbiamo poi il negozio con area caffetteria cosiddetta takeaway, ossia ancora un negozio ma all'interno del quale c'è un'area dove il cliente può anche degustare, non tanto la degustazione a scopo di vendita come si fa generalmente nei negozi, ma una vera e propria somministrazione, quindi la colazione per esempio con caffè, cappucci, tutte le nostre specialità naturalmente sulle quali siamo molto forti, bevande di vario tipo e poi naturalmente si abbinano anche brioche e tutto quello che prevede la colazione italiana. Take away, e questo qui è molto importante da dire, perché non solo si può servire il cliente che prende porta via, quindi da asporto, ma questa formula permette all'affiliato di non dover far fronte a tutta una serie di incombenze burocratiche e molto costose che invece sono proprie di una caffetteria tradizionale, quindi negozio con area caffetteria takeaway che ha le dimensioni di un negozio normale, molto flessibile. In questo momento è una cosa che interessa molti perché si uniscono insomma i vantaggi di entrambe le attività. Poi invece c'è la vera e propria caffetteria con market, quindi mentre prima il negozio prevale rispetto all'area caffetteria, in questo caso è una caffetteria 101 Caffè a tutti gli effetti con un'area market, ossia dove si vendono anche i prodotti. Abbiamo scelto il payoff gourmet italiano perché in queste caffetterie è possibile anche offrire non solo le colazioni ma anche i pranzi e chi vuole le cene, gli aperitivi, grazie a un sistema con cui si cucina i piatti tipici italiani con una tecnologia per la quale, poi lo verrà spiegato nel dettaglio, non è necessario avere personale con una formazione diciamo verticale, quindi cuochi, chef eccetera, no? Tutti possono imparare e quindi questo è un grosso vantaggio. Ultimo modello in questo momento, la caffetteria itinerante, quindi la caffetteria su track. Anche questo è un modello sperimentato, abbiamo visto che sia, torna un attimo, ecco qui la regia ci propone qualche immagine interessante, sia di negozi che di caffetteria. Arriveremo anche al track. Il track è molto utile sia come attività vera e propria ma anche, stavo dicendo, per da abbinare ad un negozio classico per eventi, per portare in giro il brand, i propri prodotti in determinati giri. Anche questo, poi questo metodo verrà poi approfondito. Sì, il track è stato inserito precedenti. Ecco, grazie. No, il track è stato inserito. Negozi. Il track è stato inserito per
come si dice, per supporto anche agli affiliati, quindi è un'attività che facciamo di vendita, quindi diciamo un mezzo, è un vero e proprio negozio che può essere utilizzato, ma diciamo viene anche utilizzato, diciamo noi ce l'abbiamo a livello istituzionale per eventi, ma anche di supporto e punti vendita, quindi di fatto se un punto vendita ha bisogno di organizzare un evento, c'è da fare un'inaugurazione, la casa madre mette a disposizione il truck per supportare l'evento. Andiamo avanti, Ok, che prima così lo ecco, parlavamo del tram, ok? parlavamo del track, torna un attimo sul track così lo facciamo vedere bene. Naturalmente poi tutte le slide vi verranno inviate, quindi avrete modo poi di guardarvele bene. Ecco, questa qui per esempio è l'immagine di un'occasione sportiva dove col track abbiamo fatto somministrazione, in questo caso mi sembra anche di panini, piadine, eccetera, perché questi track sono allestiti di tutto quello che serve per offrire qualsiasi cosa, anche i primi, secondi, pizze, focacce, caffetteria, tutto Sì, è un quanto. vero e proprio negozio in pochi metri quadri. Sul track, il track ha un'apertura da due lati, vedete che anche un mezzo, diciamo, che lo segue, quindi diciamo, sono quattro aperture, ci possono lavorare fino a 6-8 operatori all'interno del track, è collegato digitalmente, è un vero e proprio negozio, ma in pochi metri quadri. Ok, proseguiamo con le slide, qua vi diamo un po' un'idea della crescita che abbiamo avuto, quindi abbiamo, diciamo, oltre circa, ci avviciniamo a 120 negozi, abbiamo fatto una crescita importante in Italia e anche nel resto del mondo, quindi ci sono diverse aperture, Marrakech ad esempio abbiamo appena aperto il secondo negozio, Singapore ne abbiamo due, stiamo aprendo il terzo, qui vedete un po' una mappa delle prossime aperture che ci saranno. Lo sviluppo internazionale è uno sviluppo, diciamo, importante che interessa di riflesso anche il mercato italiano. Perché guardare al mondo, guardare a quello che succede nel mondo sicuramente porta, diciamo, innovazioni e stimoli anche per il mercato italiano. Oggi il mercato è globalizzato e quindi ci sono attività e modelli di business che si possono avocare tra un mercato e l'altro. Vi faccio un esempio: siamo stati a Shanghai a vedere un modello di caffetteria che ha avuto un'esplosione molto importante. In 2 anni hanno superato Starbucks in Cina con le caffetterie, quindi abbiamo visto come sviluppavano il modello e come questo modello si potesse poi riportare in Italia. Quindi tutte le innovazioni digitali che abbiamo portato alle caffetterie arrivano, diciamo, da questa esperienza, da questa vista che abbiamo fatto lì. Adesso Starbucks, so che in America ha iniziato a inseguire questa catena che si è sviluppata molto forte in Cina. Quindi il mondo internazionale non tocca, diciamo, come dire, non sembra non toccare la parte italiana, invece la tocca in modo molto importante proprio perché c'è un travaso, diciamo, di conoscenze e di informazioni. Va bene. Andiamo avanti. Beh, il mercato del caffè è un mercato importante che comunque cresce. Vi do proprio un dato, oltre a questi numeri di caffè pro capite, di sviluppo della spesa media annuale di ogni persona. Parlando con alcuni fondi di investimento, parlavo con uno di questi fondi di investimento, si parlava, insomma, di settori e mercati dove investire, si parlava dove nella grande crisi del 2008 e credo anche che quando usciremo da questa crisi, si cercherà di vedere chi è uscito, diciamo, con le ossa meno rotte, chi ha superato questo periodo. Sicuramente il caffè negli anni, anche negli anni della grande crisi, ha sempre mantenuto, quindi ha avuto magari una perdita, ma non ha avuto perdite a doppie cifre molto importanti. Vi posso dire che in queste ormai quasi mese di contrazione economica in Italia, noi siamo riusciti come catena a tenere le vendite, ma so per certo altre catene di settori diversi dove hanno perdite a doppie cifre, ma a doppie cifre che superano il 50%. Quindi sicuramente è un mercato, direi, stabile, anche stabile in momenti di grandi difficoltà. Ok, andiamo avanti. Perfetto, ok, vantaggi del franchising rispetto al commercio tradizionale e ad altri modelli di business. Bah, direi che allora il franchising sostanzialmente si innesta È lo come stesso. modello all'interno. Non è No, questo. qui c'è il riassunto e poi Ok, inizio. ah, scusate. Rispetto al commercio tradizionale e ad altri modelli di business. Quindi il franchising è semplicemente una legge che regola un rapporto tra due soggetti. Quindi,
pensate al contratto di concessione, no? Concessionario d'auto, quindi vuol dire che c'è Fiat che dà la concessione a qualcuno, quindi è una negoziazione tra due soggetti libera dove si può scrivere quello che si vuole nel contratto. Potrei dire che se quest'anno la Fiat fa 150 modelli nuovi, tu sei obbligato a comprarne almeno 10 macchine per tipo. Ecco, il franchising invece si introduce come una legge che regola il rapporto tra due soggetti. Quindi il legislatore si è messo in mezzo e dice: ok, c'è un contratto di affiliazione e all'interno di questo contratto di affiliazione io tendo a legiferare in modo da garantire i diritti sia della casa madre, quindi del franchisor, ma sia dell'affiliante. Vi faccio un esempio per farvi comprendere. Il legislatore si è posto il problema di che durata dare al contratto. Quindi il contratto normalmente dura 5 anni più 5 anni e quindi il legislatore dice non si può andare a fare contratti ad esempio di un anno. Questo perché sembrerebbe quasi visto non dal nostro lato, dal lato francisore, dal lato casa madre, ma dal lato affiliato, una come dire, quasi un legame troppo forte rimanere lunghi. Ma voi pensate a un affiliato McDonald's che magari fa un investimento da 800.000 euro e che si trova un contratto di un anno. Questo cosa potrebbe succedere? Che l'affiliato fa l'investimento, sostiene la maggior parte del costo e dopo un anno la casa madre gli risolve il contratto, creando evidentemente un danno. Quindi il legislatore che cosa ha fatto? Si è messo nelle mere dei contratti andando a dire quali sono i diritti e doveri per entrambe le parti in modo da tutelarle. Quindi parla ad esempio di know-how, quindi quando tu ti approcci a un franchisee devi avere la capacità di dargli know-how, perché se non hai know-how e non hai niente da dare, di fatto non è un vero e proprio franchising. Il know-how è il marchio, è la conoscenza dei prodotti, sono la parte formativa, i sistemi di connessione, i sistemi di business intelligence, cioè il valore che tu dai quando la persona fa un contratto con te, perché lui fa un contratto e decide di affiliarsi, di non lavorare da solo, ma necessariamente si aspetta che tu gli dai qualcosa, devi avere un contenuto a valore. Ecco, questo sostanzialmente è il know-how e qui è rappresentato, diciamo, abbastanza facilmente graficamente per farvelo comprendere. Ok, è un modello di business che si fonda su una condivisione del rischio e della cooperazione, cioè che cosa vuol dire? È un rapporto fatto da due imprenditori, quindi un'impresa, la casa madre, che è un'impresa comunque, e l'imprenditore, il franchisee, che deve fare il suo lavoro, che è una vera e propria, che è un vero e proprio imprenditore. Per farvi capire, ad esempio, per darvi un'idea di che cosa vuol dire, è che l'imprenditore che apre la sua attività ha un'attività indipendente in cui lui esercita una sua partita IVA, quindi emette dei suoi scontrini. Vi faccio un esempio: nella scelta della location, quando si sceglie una location noi di solito interveniamo, diciamo secondo noi questa location va bene, in alcuni casi siamo noi a ricercarla. Facciamo l'esempio dei centri commerciali: i centri commerciali normalmente parlano con difficoltà con i singoli affiliati, preferiscono parlare con sempre le case madri per avere un po' più di rassicurazione. Però che cosa succede? Che poi la scelta finale sul decidere una location è sempre una scelta che è in capo all'imprenditore, quindi noi diamo una nostra indicazione, diciamo secondo noi non vale la pena aprire, è rischiosa questa attività, però poi è l'imprenditore che decide. Vi faccio anche un altro esempio: l'imprenditore che decide anche che personale prendere, perché è lui che sceglie il team, quindi noi diamo dei consigli. Abbiamo avuto molti casi in cui gli imprenditori si sono mossi indipendentemente, perché poi la scelta del personale la fanno loro, però abbiamo avuto molti casi in cui noi stessi siamo andati a dire: guarda che questo non è il personale corretto, stai sbagliando la gestione delle risorse, e la gestione delle risorse, specialmente per chi pensa ad un'applicazione di punti vendita, è estremamente importante e strutturale. Però questo per farvi capire che se uno decide di metterci, che ne so, la nonna che ha 90 anni, di metterla in negozio, per lui è il venditore migliore del mondo, noi non possiamo far niente, possiamo solo dire: guarda che non è adeguata, o magari si rivela essere la persona più straordinaria. Però insomma, era per farvi un esempio un po' forte, per farvi capire che comunque la conduzione è quella dell'imprenditore. Vediamo un po', allora proseguiamo nelle slide, e questa è la legge di cui vi parlavo, quindi la legge 129 del 2004 del codice civile, che di fatto regola questo rapporto tra gli affiliati, dove ad esempio
dove ad esempio se andiamo nella slide successiva vediamo appunto quali sono le cose che sono contenute nella legge, quindi i due imprenditori, c'è l'esclusiva di zona, l'obbligo di formazione da parte del franchisor, una durata minima del contratto, quello che vi dicevo poco fa, insomma ci sono degli elementi strutturali all'interno del contratto, come ad esempio l'area d'esclusiva che è strutturale. Questo è un po' quanto in quello che viene regolato all'interno della legge. Quindi, per riepilogare, quindi franchising è un modello di business, tutti gli altri modelli di concessione sono leciti e vanno assolutamente benissimo, sono semplicemente due cose diverse. All'interno del franchising, diciamo, se usciamo da altri modelli di business e quindi entriamo in... come si dice, entriamo in modelli diversi di concessione, nel franchising l'imprenditore è focalizzato a fare il core business principale, nel nostro caso se si tratta di solo shop è focalizzato a fare solo vendita, quindi non può fare altro, cioè non dovrebbe fare altro, nel senso che a tutto quello che c'è dietro le quinte se ne occupa la casa madre. Il franchisee, diciamo l'affiliato, è sempre comunque un motore importante. Scusa Karim, non riesco a capire se sono nel quadro o no. Lo vedi sulla... Sì, sul... Ah ok, perfetto, grazie. Quindi diciamo il focus principale è un focus legato all'attività di vendita. Se parliamo di somministrazione è un focus legato alla somministrazione. Quindi se c'è da scegliere dei prodotti, se ci sono da fare delle implementazioni, è tutto legato alla casa madre, quindi la casa madre che genera nuovi prodotti, pensa a qualsiasi cosa che c'è dietro il punto vendita. Questo non vuol dire che il franchisee è passivo, il franchisee anzi è sicuramente uno stimolo, è quello che ha contatto con il consumatore ed è quello che può dare le informazioni corrette per prendere le decisioni per il futuro. Vi faccio un esempio: Burger King, quando inventò il panino quello grande doppio, l'idea arrivò da un affiliato tedesco che serviva questi panini a degli operai che andavano a mangiare durante il pranzo, durante la pausa pranzo, questi prendevano sempre due panini e li mettevano insieme. Da lì nacque l'idea, quindi lui iniziò a sollecitare la casa madre a fare un panino nuovo e da lì partì tutto quanto. Questo è importante che ci sia questo focus. Direi che i casi di maggior successo dei nostri affiliati sono i casi in cui l'affiliato pensa alla sua attività principale, che è quella di vendere. Questo deve essere il suo focus più importante perché, ripeto, dietro il lavoro strutturale viene fatto dalla casa madre, quindi può dare indicazioni, anzi non può dare, tenete presente che noi ad esempio nei lanci dei prodotti molto spesso chiediamo agli affiliati che cosa pensano, se pensano che bisogna inserire un nuovo prodotto, qual è il posizionamento del prezzo, quindi c'è un ascolto della rete, ma poi lo stoccaggio, il lavoro a livello di marketing, il lavoro a livello di comunicazione e di grafica chiaramente viene fatto dalla casa madre. Segreti, non so se Roberta vuoi raccontare tu questi punti che raggruppano un po' le cose. Segreti non si dicono, però vabbè, in questo caso facciamo l'eccezione, diciamo i segreti. Allora, questa slide ci aiuta un po' a mettere in ordine alcune cose importanti al di là dei segreti. L'attitudine e l'orientamento sono stati messi al primo posto, non a caso, perché è vero, come abbiamo capito, che il franchising è, diciamo, per sua natura aiuta e agevola l'affiliato, quindi l'imprenditore, nella sua attività. Come abbiamo visto, l'imprenditore o il suo team che andrà a comporre si dovrà occupare della vendita e non dovrà occuparsi di cose che servono per la vendita perché ci ha già pensato la casa madre, quindi c'è un continuo scambio eccetera. Però l'attitudine e l'orientamento del franchisee è fondamentale, perché se al franchisee non ha comunque una sua attitudine personale nei confronti della vendita, del cliente, del servire appunto il cliente, dell'accontentarlo, purtroppo il lavoro è fatto un po' a metà,
Può funzionare? Sì, per carità, può anche funzionare, però sarà molto più difficile. Quindi l'attitudine e l'orientamento è una cosa molto personale su cui sarà l'affiliato a doversi concentrare. Quindi con la massima onestà mettersi davanti allo specchio e dire: ma io con la vendita, cioè, mi piacerebbe, ho a che fare, oppure a me la gente dà fastidio, non preferisco leggermi un libro piuttosto che spiegare un film. Ecco, questa cosa qui naturalmente è lasciata all'analisi personale dell'affiliato e non è una cosa da sottovalutare assolutamente. Know-how, come ha accennato Umberto, è l'esperienza che viene trasferita, perché generalmente nel franchising si dice il valore del know-how, perché laddove esiste, ovviamente, e nel nostro caso c'è ed è anche molto corposo, il know-how è l'esperienza che si trasferisce, che ha un valore decisamente molto molto importante. La sperimentazione, questa è una cosa che per legge ogni casa madre deve fare all'inizio dell'attività, quindi studiare il progetto, l'idea. Dopodiché, prima di proporla al prossimo, la casa madre deve avere per un anno almeno, per legge, il suo punto vendita. Questo 101 Caffè ovviamente l'ha fatto nel lontano 2011, dopodiché nel 2012 abbiamo partecipato alla prima fiera del franchising e siamo partiti. Punti diretti vedrete nel punto 3. È importante anche questo, perché noi nei nostri punti diretti, ne abbiamo alcuni, oltre a fare scuola, quindi utilizziamo i nostri punti diretti per fare la formazione ai nuovi affiliati o anche per fare riformazione agli affiliati già avviati che vogliono approfondire argomenti, vogliono venire a fare un po' di palestra, noi facciamo proprio degli esperimenti nei nostri punti diretti. Possiamo sperimentare come va un prodotto, come va una vetrina, come va un certo sistema per proporre e via di seguito. Quindi la sperimentazione è continua, questo è molto importante. Struttura e organizzazione, beh, qui poi diciamo che anche questo è un punto vitale. Qui da noi c'è la logistica, che è un po', si può dire il cuore pulsante, ma alla fine i cuori pulsanti sono tanti, quindi abbiamo 2500 metri quadrati sviluppati tutti quanti per 10 metri d'altezza, dove noi garantiamo lo stoccaggio di tutti i prodotti a tutti i nostri affiliati. Quindi, salvo casi molto particolari, eccezionali, tutto ciò che l'affiliato ordina è in pronta consegna. L'affiliato ordina, il materiale arriva. E questo qui è un po' l'ossigeno quotidiano che noi diamo agli affiliati. Marketing e comunicazione, poi questo è il mio reparto, per cui sono particolarmente sensibile a queste tematiche. Oggi, come tutti sanno, d'altra parte, non può esserci un'attività di vendita che non tenga presente l'importanza di come viene comunicata. Io ho un buon prodotto, il negozio è un buon prodotto, ma se non viene comunicato questo buon prodotto non lo vende, o perlomeno ne venderà decisamente meno. Quindi noi abbiamo un reparto formato da alcune persone, poi dopo, quando se sarete interessati e verrete a visitare in tempi maturi l'azienda, vi faremo conoscere tutti i reparti, ma sì, ci occupiamo proprio tutto il giorno di marketing e comunicazione per i nostri affiliati, anche negozio per negozio in certi casi, e poi naturalmente la comunicazione di brand e di corporate, molto importante. Formazione fondamentale, cioè la formazione permette all'affiliato di esprimere al cliente tutto quello che serve per poter vendere, quindi le caratteristiche del prodotto, del brand, capire la persona che ha davanti, seguire le procedure, quindi formazione di vendita, tecnica sul prodotto, sulle procedure, tutto quello che serve appunto per far funzionare bene la propria attività. Per noi inizia ancora prima dell'attività, naturalmente, c'è una fase, anche questo poi vi verrà spiegato, c'è una fase online, c'è una fase in azienda, proprio qua, da scuola, e c'è una fase dove l'affiliato per vari giorni deve mettere le mani in pasta in negozio, come diciamo studente, ma lo deve fare. Allora, quinto punto dei segreti: attenzione alla relazione. Come diceva prima Umberto, il
Il rapporto tra franchisee e franchisor è un rapporto paritetico, ma ognuno deve avere il proprio ruolo affinché questo lavoro, questa attività funzioni, come in tutte le squadre che si rispettino. Quindi attenzione alla relazione è un concetto importante, molto ampio, perché partiamo dalla relazione con la casa madre, dove ognuno di noi deve rispettare il ruolo dell'altro, tenere sempre una relazione ovviamente produttiva, mai polemica, ma su questo noi ci difendiamo molto bene perché abbiamo una rete che risponde molto bene a questa esigenza, e poi naturalmente la relazione col cliente. Anche in questo caso a volte bisogna essere capaci di spogliarsi un po' dei propri vezzi personali e tenere presente che con ogni cliente dobbiamo instaurare un rapporto che è finalizzato alla vendita, ma soprattutto alla fidelizzazione, perché noi interessa che un cliente venga, compra, esca e torni n volte, e magari lui è tutta la sua cerca di influenza. Allora, segreti del franchising. Al sesto posto abbiamo messo il bilancio, vuol dire che laddove un potenziale affiliato valuta varie attività, varie aziende con cui sposarsi, con cui associarsi, è buona norma comunque andare anche a vedere qualche numero nel bilancio. Associazioni di categoria, questo l'ha già detto il signor Gonnella, noi siamo associati alle principali associazioni appunto di categoria, sia per quanto riguarda il franchising che appunto il retail, nello specifico Feder Franchising e Confimprese, che tra l'altro in questo periodo hanno stretto delle relazioni molto forti con i brand associati, proprio perché il momento è estremamente delicato e quindi, essendo loro una voce in capitolo, un collegamento con il governo, ci interpellano su vari fronti, su vari argomenti, c'è uno scambio di informazioni continuo, informazioni che poi noi propaghiamo alla nostra rete, e questa è una cosa molto apprezzata e molto importante, specialmente in momenti come quelli di oggi. Presenza all'estero, anche qui l'abbiamo già visto, la presenza all'estero per un brand è importante. Noi abbiamo iniziato nel 2017 con contratti di master franchising, infatti anche i negozi di cui parlava prima il signor Gonnella, per esempio di Marrakech e Singapore, sono negozi aperti dallo stesso master franchisee. Vuol dire che il master franchisee prende la sua area di esclusiva e la sviluppa nel tempo. Prima apre un punto, lo sperimenta, eccetera, eccetera, dopodiché iniziano le altre aperture. E noi siamo già in questa fase e devo dire che siamo molto contenti. Sono arrivato al punto 8. Va bene, siamo all'identikit dell'affiliato. Vediamo un po' quali sono gli affiliati che si normalmente si approcciano alle reti, quindi c'è l'autoimpiego, è sicuramente una parte importante sia per noi ma per tutte le catene, quindi vuol dire che sostanzialmente apro l'attività per me e per i miei familiari. Poi c'è l'imprenditore seriale, vuol dire che l'imprenditore che o sotto un unico marchio o con più marchi tende ad aprire punti vendita, più punti vendita, quindi non si ferma a un punto vendita ma tende a replicare, ma comunque ci lavora all'interno del punto vendita. Normalmente questa attività è richiesta, nel senso che per i nostri punti vendita è sicuramente richiesta la presenza dell'imprenditore. Pensate che ad esempio McDonald's lo pretende contrattualmente, cioè se apri un loro locale devi per forza lavorarci dentro, non puoi gestirti il locale da lontano. Questo generalmente lo vediamo spesso, insomma la presenza dell'imprenditore all'interno del punto vendita è parte estremamente essenziale. Poi c'è l'investitore, che è colui che di fatto non vuole stare all'interno del punto vendita e preferisce mettere i soldi a disposizione e far lavorare uno store manager e qualche attività. Questo nel nostro modello vale esclusivamente per la parte di caffetterie di grandi dimensioni, quindi dove gli investimenti sono molto alti e quindi dove si può pensare alla non presenza dell'imprenditore. Bene, passiamo alla slide successiva, quindi siamo alle caratteristiche personali, gli skill. Come diceva Roberta prima, l'empatia, l'entusiasmo, il carisma è strutturale. Pensate che queste sono attività, le nostre, ma come generalmente tutto il mondo retail, legate al contatto con il pubblico, con i dipendenti, con il personale, con i collaboratori, quindi l'empatia, l'entusiasmo, questa capacità di poter entrare subito in contatto con il cliente è strutturale, cioè non si può pensare di aprire un'attività se ci dà fastidio stare vicino al cliente, non che questo sia grave, ma probabilmente è meglio fare un'attività online, un'attività
che abbia altre caratteristiche, ma l'empatia è strutturale. Nella nostra esperienza, proprio in termini di numeri, abbiamo visto in tanti anni milioni di scontrini. Pensate che l'anno scorso abbiamo fatto, mi sembra, circa 120 milioni di erogazioni, quindi abbiamo numeri molto importanti in cui abbiamo una persona all'interno, un ingegnere gestionale che studia i dati, i numeri. Lo spostamento dei fatturati è condizionato da molti fattori, dal prodotto, dal prezzo, dal layout, dalla location, ma direi una misura veramente molto importante, sicuramente a doppia cifra, e quando dico doppia cifra non sto parlando dell'11%, ma posso arrivare a condizioni di oltre il 50%, è legato a chi conduce e alle persone che sono all'interno del punto vendita. Poi la leadership, beh, certamente se ho un negozio e penso di duplicare, quindi è fondamentale la mia capacità di condurre, no? Di essere guidante, di essere come dire, anche fonte di ispirazione sia per i clienti ma per i collaboratori. Quando si parla di collaboratori, quindi questa leadership poi sfocia anche nella capacità proprio di guidare, come dire, di farsi ascoltare. Abbiamo inserito volutamente la capacità di ascolto, che è la capacità di ascoltare il cliente, vi dico anche in molti casi di ascoltare anche la casa madre, perché comunque tutti i giorni ci troviamo tantissime informazioni, tantissime problematiche sul tavolo, e quindi la capacità di coinvolgere la casa madre, di saper ascoltare quando noi diamo delle indicazioni, è importantissimo, nel senso che comunque quello che poi conta nella vita di ognuno di noi è proprio l'esperienza, e quindi il travaso dell'esperienza che noi rileviamo da una situazione all'altra è un grandissimo valore, che bisogna saper ascoltare, bisogna essere proprio come dire, nello stato d'animo e nella propria capacità di ascolto, di dire: ok, mi succede questo, devo fare questa scelta, che cosa succede, che esperienze avete, che cosa mi potete raccontare dai dati che leggete, dall'esperienza che avete fatto. Spesso ho trovato molti imprenditori che dicono: sì, beh, tu mi consigli di far questo, però io preferisco far così, perché comunque mi dici che è meglio, che ne so, questa persona non va bene, o è meglio non assumere quest'altra persona, non fare certe scelte, ma poi si è ritornati dal via e spesso hanno sbagliato. E quindi non ascoltare, non entrare in questa capacità, come dire, fa perdere un po' lo spirito di entrare in squadra. Cioè, se si gioca in squadra, il mio ruolo è quello di trasferirti conoscenza, quindi la capacità di potermi ascoltare credo che debba essere veramente importante, perché sennò vanifica un po' tutta la relazione del giocare in squadra. E poi, vabbè, abbiamo ripetuto amare il contatto con le persone, perché questa è una cosa sicuramente molto Ecco, importante. se posso aggiungere una cosa che ritengo importante a proposito dell'ascolto. Questa cosa dell'ascolto non è una cosa teorica, è una cosa importantissima, ma riguarda tutti, cioè ascoltare l'affiliato che ascolta la casa madre, l'abbiamo detto, ma anche ascoltare il cliente. E quando il cliente manifesta più o meno consapevolmente delle preferenze o non lo so, delle criticità, noi invitiamo gli affiliati a comunicarcele, perché anche noi ascoltiamo gli affiliati. Abbiamo sempre le orecchie dritte, perché ok che abbiamo i nostri diretti, ma per noi gli affiliati sono la voce della strada, chiamiamola così. Quindi anche noi abbiamo sviluppato questa attitudine per forza di cose, e molto volentieri prendiamo tutto quello che ci arriva dagli affiliati, lo mettiamo insieme, ci riuniamo, eccetera, e tante volte prendiamo delle decisioni anche in base a quello che abbiamo ascoltato dai nostri affiliati. Quindi questa cosa qui ci tenevo a sottolinearla, perché appunto è una cosa un po' a 360 gradi. Adesso, per esempio, poi parleremo con tutti coloro che saranno interessati della nostra intranet. Noi tramite la intranet abbiamo un canale preferenziale dove gli affiliati ci dicono, suddivisi per argomenti, tutte le loro considerazioni. Quindi, Sì, la intranet di fatto è uno strumento che è, diciamo, chiuso, quindi non visibile al pubblico, ma visibile solo agli affiliati, che ci permette di comunicare con gli affiliati, quindi di dire se è uscito un prodotto nuovo, di comunicare che è partita una survey perché vogliamo avere informazioni, abbiamo dato informazioni adesso sui decreti ministeriali dell'IVA, dell'Agenzia delle Entrate, quindi è un modo in cui comunichiamo, ma è un portale in cui l'affiliato ha molte aree, diciamo, di richiesta.
e a seconda della richiesta che fa, l'informazione può arrivare all'ufficio comunicazione, al team grafico, al marketing, può arrivare all'ufficio logistico, quindi lui può fare delle richieste e dire: guardate, è successo questo, ho un problema di prodotto, che ne so, ho ricevuto la merce ma non andava bene, ho trovato dei pezzi in meno, qualsiasi richiesta all'interno della di questa intranet, diciamo, è agevolata in modo per agevolare appunto le informazioni. Riceviamo poi anche richieste di nuovi prodotti, quindi c'è la signora Maria che va in negozio e chiede se non abbiamo un caffè, l'affiliato a quel punto innesca un processo dove invia la richiesta e poi noi sostanzialmente mensilmente guardiamo tutte le richieste che ci sono e ci mettiamo alla ricerca anche dei prodotti che sono richiesti dai clienti. È sicuramente un'offerta unica, quindi abbiamo una gamma di prodotti molto ampia, ma diciamo i negozi si devono caratterizzare per l'accoglienza, quindi la parte che vi dicevo prima è proprio legata all'essere in un bel negozio, in un bel ambiente, ed essere accolti da un buon gestore, perché diciamo quello che poi ti dà tutto, no? Credo che tutti noi siamo andati tante volte in negozi a fare shopping, poi se sei in un bel negozio con dei bei prodotti ma il commesso o il titolare che ti vende non è capace, sicuramente ci allontaniamo. Qui vedete in questa slide la gamma dei prodotti, abbiamo circa 1600 referenze, trattiamo nella parte in basso a sinistra, vedete tutti i sistemi per cui produciamo caffè, da Nespresso, Dolce Gusto, Modo Mio e via dicendo, fino ai grani macinati, e poi abbiamo una serie di caffè. I caffè sostanzialmente sono divisi in due macro categorie, i caffè premium che vedete lì come regionali e i caffè ristretto. Sono due tipologie di prodotti, il caffè premium sono, diciamo, dei caffè più ricercati che si inseriscono in una fascia alta in termini di posizionamento di prezzo e anche in termini qualitativi, e poi invece abbiamo i caffè a prezzo ristretto che quindi sono prodotti fatti per il consumatore che è alla ricerca del caffè, prodotti che possono entrare in competizione in termini di prezzo con la grande distribuzione. Poi ci allarghiamo a un mondo molto importante che è quello delle bevande, quindi dei prodotti non caffè nelle capsule, che sono bevande del benessere, quindi abbiamo una linea dove abbiamo dei prodotti senza zucchero, quindi integratori, quindi prodotti diciamo molto particolari, e poi tutta la categoria dei tè, tisane, degli infusi, delle camomille. Sotto vedete alcuni caffè che facciamo nelle bio rainforest, quindi alcune certificazioni che abbiamo. Ormai lo sappiamo tutti, al giorno d'oggi se a casa vuoi bere il caffè puoi scegliere fra tante possibilità. Puoi comprarlo in cialde, in capsule, in grani, macinati, solubili. Cambiano i sistemi, ma la cosa importante per noi di 101 Caffè è una: fare di ogni sorso un viaggio. Sì, perché dentro un espresso di qualità c'è un mondo, tutto italiano, e diverso da regione a regione, da città a città, addirittura da torrefattore a torrefattore. E noi cosa facciamo? Giriamo l'Italia alla ricerca delle migliori torrefazioni, le eccellenze artigianali che hanno reso celebre nel mondo la tradizione italiana del caffè. Qui i chicchi vengono tostati e miscelati secondo ricette così antiche, così peculiari, da rendere il caffè un'opera unica, con la firma di un vero maestro. E poi? Torniamo dal nostro viaggio per l'Italia non solo con dell'ottimo caffè, ma con l'idea di aiutare i nostri clienti a scegliere e assaporare la propria miscela. Cerchi il vero caffè di Napoli? Nessun problema. Vuoi vedere scendere il caffè goccia per goccia? Prova questa cialda. Ti piacciono i retrogusti al cioccolato? Eccola qua. E potrei andare avanti per ore. Pensa che puoi scegliere fra più di 100 tipologie di prodotto per tutte le macchine da caffè in commercio, valutando la provenienza, la miscela, il gusto e tanto altro. Abbiamo anche la cicoria in capsule, il caffè alla sambuca e al torroncino. Con 101 Caffè ogni sorso è un viaggio. Uè, ma chi sta napoletano? Pare di essere in coppa o Vesuvio, vero? Mi ricordo pure la formazione Napoli Scudetto. Garella, Bruscolotti, Ferrara, Bagni, Ferrario, Renica, Maradona. Ti è venuta voglia di un buon caffè? Vieni a trovarci in uno dei nostri punti vendita o continua a navigare nel nostro sito per acquistare il tuo caffè ideale. 101 Caffè, liberi di scegliere. Parte del nostro concetto, Roberta, del liberi di scegliere, della degustazione, se vuoi raccontare sì, tu. Sì, beh, liberi di scegliere cosa vuol dire?
Vuol dire che in un negozio dove almeno potenzialmente si possono disporre di 1600 prodotti, ossia referenze, direi che la libertà di scelta è ampiamente garantita. Come diciamo sempre noi, specialmente quando giriamo per i nostri negozi, impossibile uscire dai nostri negozi senza qualcosa nel sacchetto, perché che si tratti di caffè o di bevande, perché noi abbiamo tanti clienti che il caffè non lo bevono, non gli piace, non hanno passione per il caffè, però tra cioccolate, bevande golose del benessere, come vi ha illustrato prima Umberto, c'è una scelta che non finisce più, anche nei tè in foglia, tè solubili, c'è veramente di tutto, quindi liberi di scegliere in questo senso. Ovviamente quando siamo nati, lo slogan liberi di scegliere, il mercato quando siamo nati era molto diverso rispetto ad ora, era la scelta tra un prodotto della grande industria del caffè, come potevano essere in espresso, e il prodotto di torrefazione artigianale, cosa su cui ancora oggi siamo sempre più forti. Quindi questa era l'inizio della libertà di scelta. Che cosa vuoi bere con la tua Nespresso, con la tua Lavazza? Vuoi un caffè industriale, con tutto rispetto naturalmente, oppure un caffè tra virgolette di casa tua, dove io ti porto appunto un prodotto che io ho scelto per te in Piemonte, in Sicilia, in Lombardia, da torrefazioni che corrispondono ai nostri standard. Ecco, quindi inizialmente la libertà di scelta era questo, oggi l'abbiamo estesa anche appunto in virtù di questa gamma di 1600 prodotti che non ha nessuno, cioè nessun marchio oggi nell'Italia né all'estero dispone di una quantità tale di prodotti, e noi invece pensiamo che sia una forza e che sia una cosa da conservare, e i dati ci danno ragione. Quindi questo per quanto riguarda la libertà di scegliere. Magari allora andiamo a vedere la parte di gestione dell'e-commerce, che è una parte importante dell'app e delle loyalty. Allora, noi abbiamo sviluppato l'e-commerce e la parte di loyalty, quindi l'e-commerce è sviluppato in modo tale che sia funzionale, come vi dicevo prima, al punto vendita, quindi diciamo non è in competizione col punto vendita, ma quindi se vendiamo noi da casa madre le marginalità vanno sempre al negozio. Questa attività è in corso di accelerazione, nel senso che verrà presentata, crediamo, nell'arco di 4-6 mesi una nuova app che diciamo si mangerà un po' l'e-commerce, e quest'app sarà adatta a disposizione di tutti i clienti che potranno andare in negozio, comprare con l'app, pagare il punto vendita direttamente all'app senza passare dalla cassa, comprare da casa, farsi consegnare dal punto vendita, comprare da casa e ritirare dal negozio. Secondo noi il futuro sarà un futuro sempre più digitale, e questi avvenimenti di questi giorni stanno, come dire, spingendo tutti a usare sempre di più il web, quindi persone che fino a ieri non l'avevano mai utilizzato oggi lo stanno usando, quindi il mondo digitale sarà sempre più forte, questo lo pensiamo da tempo, abbiamo investito in un team interno proprio per questo motivo, e quindi gli investimenti in futuro saranno fatti per gestire quella che nel mondo retail si chiama la multicanalità, cioè il cliente entra da diversi touch point, entra in negozio, entra dall'app, entra dall'e-commerce, ma dobbiamo poterlo servire, e i negozi fisici sul territorio non sono un elemento a parte, ma sono un elemento all'interno della multicanalità, dove il cliente è centrale ed è il cliente sede del territorio del negozio e del negozio, a prescindere dal touch point con cui io mi sono messo in contatto con lui e a prescindere da chi genererà la vendita, quindi se è lato casa madre o lato punto vendita, per noi sarà sempre la stessa cosa, e se è nel territorio del negozio il cliente è del punto vendita perché fa parte del suo nuovo aziendale. Abbiamo poi proseguito quest'anno, dopo 3 anni di collaborazione, con Payback, sapete che è un circuito di loyalty di American Express, ha circa 20 milioni di utenze di clienti fidelizzati, noi siamo all'interno dello stesso circuito di Esso, di Mondadori, di Carrefour, quindi il nostro cliente gira con la nostra tessera fedeltà da un punto all'altro, le campagne sono gestite da casa madre su questi consumatori, e quindi diciamo vengono i consumatori accumulano punti magari andando a fare la spesa al Carrefour, poi escono e spendono i punti all'interno del nostro negozio. Questo qui chiaramente sono programmi molto importanti, costosi per le parti di affiliazione tra gli accordi tra noi e American Express e Payback,
parte molto costosi anche in termini di integrazione di procedure, perché capite che i punti poi quando sono spesi sono soldi, quindi ci sono meccanismi di controllo, di validazione dei punti molto importanti, però sono strutturali per il futuro, quindi la parte di fidelizzazione è strutturale. Proprio nelle scorse settimane abbiamo rinnovato con Payback l'accordo per i prossimi 3 anni. L'esclusiva di zona nella prossima slide, ne abbiamo citata prima, è strutturale nella legge del franchising, quindi dove l'esclusiva viene data. Qua faccio un passaggio ancora sull'e-commerce. Per esclusiva di zona qua ci sono pensieri diversi a livello di insegne. Quindi ci sono insegne molto importanti, molto conosciute, dove dicono no, se io vendo sull'online il cliente mio, casa madre, e non è tuo negozio, quindi se erano Mondadori ti mando il cliente in negozio, ma di fatto poi la marginalità me la tengo io, perché ti ho fatto arrivare il cliente magari a ritirare un libro, la vendita l'ho fatto io. Noi pensiamo che questo non sia così perché è una violazione della legge, ma soprattutto come vi dicevo prima, il cliente è unico e a prescindere dal touch point con cui lo contatto, con cui genero la vendita, debba la vendita essere ricondotta sempre al punto vendita, specialmente per questo che succederà sempre di più nel futuro. Se passiamo alla slide successiva, come vi dicevo, facciamo parte, qui manca anche un'associazione, ma comunque fondamentalmente le associazioni più importanti sono Federfranchising e Confimprese. Federfranchising è un'associazione di cui io faccio parte del Consiglio Direttivo Nazionale, è l'associazione che fa parte del mondo Confesercenti, quindi è quell'associazione che ad esempio in queste settimane è al tavolo con il governo per dire guardate che nella normativa, nel decreto legge, non abbiamo visto che vi siete dimenticato, non so, delle piccole aziende che hanno meno di 5 dipendenti, quindi facciamo pressione, questo sia come Federfrancesi ma anche come Confimprese, proprio per cercare di difendere, ma anche di dire di mettere all'attenzione di chi legifera interessi che altrimenti non potrebbero arrivare, perché chiaramente il governo non può mettersi ad ascoltare tutti, ma ha bisogno di delle rappresentanze che possano portare la voce di tutti. Dal 2017, questo qui è un passaggio importante, la nostra azienda, essere oltre ad essere una multinazionale per lo sviluppo che avete visto nei paesi, è partecipata da un fondo singaporeno quotato alla borsa di Singapore, che è un fondo molto attivo nel caffè solubile, quindi non è un fondo finanziario di investimento ma un fondo industriale del mondo del caffè solubile, che detiene una partecipazione all'interno di 101 Caffè, proprio perché questa azienda è molto forte nei mercati asiatici e russi, ma voleva uscire ed entrare nei mercati europei, e quindi il progetto e la visione che vogliamo avere di 101 Caffè nel mondo, no? È una visione che è passata agli shareholder e ai board direttivi di Food Empire, e quindi sono entrati nel nostro azionariato locale. Se vogliamo chiudere, Roberta, con le ultime slide. Questa è l'ultima, cominciamoci, sì. Meglio. Allora, innanzitutto ricordiamo che vi verranno spedite le slide che abbiamo utilizzato in questo webinar, e lì ci saranno anche i link per i video che appunto per i motivi detti non abbiamo guardato. Poi noi abbiamo solitamente nel nostro programma gli open day, quindi invitiamo un numero chiuso di persone a visitare la nostra azienda, fare domande, naturalmente c'è un programma che include anche la visita alla logistica, eccetera. Ora ovviamente questi open day di persona sono sospesi per la situazione attuale, quindi aumentiamo i webinar, però ecco, scusate, ci teniamo a far sapere che finita tutta questa brutta storia del virus riprendiamo e quindi ci possiamo conoscere anche personalmente. Liberamente potete visitare i vostri negozi di zona o andare appunto a visitare quelli che preferite in base alla vostra zona. Ecco, poi c'è anche un calendario che potete consultare, quindi in questa slide vedete che c'è il calendario degli eventi prossimi che vi viene spedito, quindi potete consultare i prossimi webinar anche dal calendario. Per qualsiasi altra informazione scriveteci senza problemi. La mail l'avete verificata e direi nient'altro. Grazie a tutti, siamo nei tempi quasi svizzeri, come
come si dice, c'eravamo presi un'oretta per fare questa chiacchierata. Domande speriamo. Non ne abbiamo, vero? Non ne ho viste, no? Vabbè, ci siamo presi un'oretta per fare questa chiacchierata insieme. Insomma, approfittiamo tutti in questi giorni dove siamo magari spesso a casa per, insomma, fare un po' di riflessioni e magari capire, come dire, avere un po' più di tempo per esplorare delle cose nuove. Esatto. Bene, grazie ancora, grazie. Buona giornata, mi raccomando, state tutti bene, in salute, riguardiamoci, adottiamo le misure di sicurezza che il governo ci ha dato per, come dire, preservare la nostra salute, ma anche quella del nostro prossimo. Grazie.